fa? Che mese fa? Sì. Ma a maggio quando c'è? 3 maggio. Inquadrare prego lo zocco duro del fan club che rifornisce i dolciumi e arriva da tutta la parte delle parti d'Italia. 3 maggio Pirri, basta. Seconda qua. Questa era. Tu sei giapponese come fare il video era. Allora no, io so mangiare giapponese, ma lì ci sono delle controfigure, ci sono due cuochi che le loro mani hanno fatto il sushi, però l'ho fatto un po' anch'io. Tu fai il cacciucco però. Io faccio il cacciucco, no, il cacciucco non l'ho mai fatto, cacciucco. Però semplicemente lo faccio. Beh, allora, credo. Io di fare così, facciamo così, io adesso, se tu, visto che mezzanotte in combo, ce ne sono. Mezzanotte meno 4. Maremma. Sbagliata. Ecco. Allora, io ti faccio così, io adesso saluto, poi se tu vuoi fai di seguito una o due canzoni per... Sì. Per la sera. Io Marzella. Ah. Io Marzella. Allora, questo per dire che questo è un appuntamento con un grande della musica italiana, non importa che non abbia 30 anni di carriera, come altri che sono venuti qui, che peraltro anche loro devono pagare scotto di umiltà, di pazienza, di tenacia e di virtù, perché sennò non ce li vogliamo. Lui è un grande perché ha vinto, ci ha creduto quando molti sono già arresi e fanno altri dignitosissimi mestieri nella vita, è salito, è andato oltre il pozzo dove si cade nei talent, è riemerso, ha fatto un musical storico, vende, ha una voce straordinaria ed è una persona d'eccellenza. Questo è come dire il segreto di queste serate, perché se non sono così non li invidiamo. Abbiamo una lista ben lunga di persone che stanno aspettando, di big e non che stanno aspettando di nuovo. Quindi questo per dire che la settimana prossima avremo Noemi con anche probabilmente degli ospiti segreti, ma non diciamo più di tanto. Vi dico solo di affrettarvi a prenotare, perché la prenotazione è obbligatoria, perché già siamo vicini al sold out pure stavolta. E ringrazio il network qua propriamente detto, le persone di Stefano che fuori, Elena e Caroline che sono qui, che ci ospitano tutte le settimane. Grazie Chiara di Giambattista, grazie per essere in Rush. Ringrazio questa sera eccezionalmente in due, la colonna secca e la meraviglia. Alessandra Pagliari, che è Pagliari per solo audio. Anche io li ringraziamo. Perché poi è tutto registrato. E quindi molti artisti anche importanti ci stanno chiedendo bonus track per i prossimi dischi con queste registrazioni, perché la magia che si crea qui è importante. E questo, signori, è l'uomo che non, dorme mai. In stand by tutto il giorno, lui tutto il giorno sta così, non dice niente, poi una notte si sveglia e comincia a chiedere strane cose video. Che poi vedrai, perché faremo, ovviamente se vorrai ci sarà la replica di questo streaming, certo, dove vuoi, anche sul tuo sito. Quindi ringrazio tutti, ringrazio Daniele Magro ed Elisa Rossi per... di Fabrizio Capecchi che si commuove, si è commosso 3 volte stasera. Lui che... l'hai visto te? Sì, l'ho visto io. Lui che ha arruolato una regione straniera, capisci? Sì, sì. Ma è duro. Ma gli è arrivato il leccalecca a lui. Gli è arrivato il leccalecca a lui. Ringraziamo Armida. Armida per il Chupa Chups. Sì, che bello. Sì, che bello. Andiamo. Sì. Detto questo, Franco c'è canti alla chitarra. Matteo Becucci. Vabbè, io vi lascio con una canzone, con la canzone più, forse più particolare insieme a Zitto dell'album che si chiama...
Ah, l'ho visto, sì. Poi ti chiedo un autografo sul gomito. Si fa. Si chiama Tire Calero. Che si chiama Tire Calero. Non so che cosa sia successo. Vedo il mio corpo sull'asfalto. E lì a fianco tu che piangi me. E non mi puoi sentire. Io ti vorrei consolare e sto cercando per assurdo il modo per restarti accanto. La mia anima mi lascerà per abitare un'altra identità e diventando un altro ti regalerò emozioni nei pensieri più normali, ti regalerò ragioni, distrazioni, ti regalerò sensi di colpa per nuovi amori, attraverso un altro io ti regalerò una nuova complicità, segni che per te ho captato, ti regalerò le cose che non ho vissuto, ti regalerò resistenza fisica, coscienza critica, visione lucida. Adesso so che mi è successo, non potrò mai più starti accanto, mi dispiace solamente che tu non mi puoi sentire. E senza niente in cambio ti regalerò emozioni nei pensieri più normali, ti regalerò ragioni, distrazioni, ti regalerò senza una colpa, trasgressioni, attraverso un altro io ti regalerò gelosia, generosità, sogni che non devo dire che questa serata è una cosa particolare. Ti ringrazio. Grazie a te.